Siamo alle chiuse per il pranzo della Benfinita. La Benfinita è una tradizione della fine della vendemmia che serve ai produttori per ringraziare e salutare gli amici che hanno partecipato non solo alle operazioni di vendemmia, ma che generalmente frequentano l'azienda e che seguono i produttori nei loro molteplici eventi. Insomma, Nicolò, un'annata particolarmente piovosa quest'anno. Quest'anno sì, è stata un'annata piovosa, già da un inverno mite e piovoso, e è durata poi tutta la primavera, tutta l'estate, intermittenza di pioggia, sole, che è proprio quello che ha dato la maggior difficoltà a noi, perché ha favorito tutte le varie malattie dovute alla temperatura e all'umidità, quindi grandi interventi proprio manuali dentro il vigneto. Noi poi, essendo organici, non possiamo fare trattamenti, certo, citotropici né sistemici, quindi si è dovuto intervenire con prodotti minerali di copertura, e grande soprattutto lavoro di potatura verde, togliere cimature per togliere il materiale che poteva essere attaccato. Ecco, Simonetta, ogni volta che succede qualche cosa, un'acquata, come si dice da queste parti, eccetera, per chi fa il biologico naturalmente il lavoro è doppio. Il lavoro è doppio e la paura è tanta, perché comunque non sai mai se è quello che può succedere il giorno dopo. La mattina subito si comincia a entrare a vedere se che cosa può essere successo, se possono partire appunto le muffe, e comunque con gli operai, diciamo, con tutta questa potatura verde e questo sfogliamento che si vede ancora, si può vedere bene adesso dalla vigna, siamo riusciti a liberare, lasciare l'uva molto libera dalle foglie, in modo che anche dopo l'acquata bastava poco vento e poco sole e si riusciva subito ad asciugare. Ecco, adesso noi facciamo il percorso che ha fatto il nostro grappolo ideale di Brunello, che dalle vigne qui alla nostra sinistra scende dolcemente nei suoi tini d'acciaio, pronto, esatto, per stare ben 25-26 giorni. Sì, prima fa la fermentazione, quindi parte una fermentazione con lieviti indigeni, non si mettono lieviti selezionati per avere un maggior carattere dell'uva. Quello darà corposità, sì, colore. Esatto, questo darà, la fermentazione è quella che trasforma lo zuccheri in alcol, e quindi durante questo processo c'è tutta l'estrazione del carattere del vino, di tutti gli elementi del vino, dalle bucce al succo. Dopodiché, certo, viene tolto il vino, separato dalle vinacce, le vinacce poi verranno pressate e il vino va in vasche senza le vinacce, in botte ancora no, va in vasche di acciaio dove sta per chiarificare, per diventare limpido, quindi i sedimenti, la feccia viene sfecciato mensilmente e dopo 5-6 mesi va in botte, 5-6 mesi è chiaro, è limpido e entra nella botte per l'invecchiamento. Rovere di Slavonia, 36 mesi e poi affinamento in bottiglia. E poi affinamento in bottiglia. E andiamo a vedere il nostro segreto. Eccoci qui nella Fort Knox delle chiuse. Simonetta, raccontiamo questi tini. Allora, queste sono le vasche d'acciaio di fermentazione. Nel soffitto ci sono dei tubi da cui scende l'uva una volta che viene diraspata, per caduta direttamente va nelle vasche senza passare dalle pompe, va nelle vasche e lì avviene la fermentazione con i tre rimontaggi giornalieri che vengono fatti per smuovere e per bagnare il cappello. La temperatura, certo, è sempre controllata, non sale mai sopra i 28 gradi.
Ecco, le chiuse non richiede solamente una grande cura qui a Montalcino, qui in vigna e in cantina, ma richiede un'attività internazionale molto intensa. E oggi è appena finita la vendemmia, noi abbiamo un calendario particolarmente intenso. Si parte subito con Lorenzo che se ne va ad Hong Kong. Sì, esatto. Sì, la settimana prossima parte l'8, parte. Va a Hong Kong e ha due o tre appuntamenti, a parte la manifestazione e la degustazione vini, ma poi segue anche il nostro importatore, quello che poi ci distribuisce il vino, in varie testing dove chiamano i clienti e fanno delle cene a tema con l'abbinamento, già in scheda cosa deve fare a preparare. È una buona cosa perché per noi presentare il vino e soprattutto all'estero la clientela gli piace proprio avere un contatto diretto col produttore e è la parte più efficace anche per fare capire il nostro vino, soprattutto in questo mondo del vino dell'Asia che è nuovo, è un contatto negli ultimi 5-6 anni ha avuto un'esponenziale crescita di consumo e inizia a capire un po' cos'è il vino in generale. Quindi si viaggia e si va a presentare i nostri vini. Simonetta, tu che hai fatto anche le tappe americane, eccetera, adesso avete anche la frontiera asiatica alla quale rispondere. Come cambia il rapporto con l'abbinamento gastronomico in giro per il mondo? Cioè, i nostri amici americani sono abituati a mangiare bene insieme al nostro Brunello. Per molti paesi dell'Asia, per i nuovi ricchi, per i BRIC, per la Cina, per l'India, eccetera, sicuramente c'è tutto un percorso da scoprire. Ci sono dei menù dove secondo me il nostro vino ci sta bene, altri magari non va bene per il nostro gusto, per il loro probabilmente sì, perché sono proprio studiati, anche questi ora a Hong Kong. Ho visto, insomma, mi pare in uno ci hanno abbinato il Brunello con l'Aragosta, non mi sembrava proprio il massimo dell'abbinamento, però per loro probabilmente sì. Ecco, qui siamo invece nel posto più segreto, nel posto più riservato, dove vengono naturalmente conservate le bottiglie speciali, dove c'è una riserva storica di grande pregio. Simonetta. Sì, ci sono tutte le annate, in più ci sono tutte quelle più vecchie, dal 45 in poi, Biondi Santi del mio nonno, perché mio nonno ogni anno dava sempre alla mia mamma 100 bottiglie di Brunello e 100 bottiglie di riserva, se c'era riservo. E la mia mamma queste bottiglie le teneva sempre, per cui noi abbiamo tutto lo storico dal 45 a oggi. E lei invece è Viola, è colei che guiderà molto probabilmente questa riserva e questa azienda fra 20, chissà, 25, 30 anni. Che ne pensi, Viola? Per ora mi piace tanto il pane, vero? Mi piace tanto mangiare e mi piace tanto stare alle chiuse. Certo, bisogna dire che le chiuse naturalmente era un terreno che veniva destinato a coltivazione di Brunello fin dall'inizio del secolo scorso. La parentela già accennata da Simonetta vi fa capire che queste erano terre dove Biondi Santi faceva una sua produzione particolare. Sì, faceva soprattutto la riserva quando c'erano le vigne molto vecchie, con un terreno particolare, un microclima particolare e infatti quando il mio nonno ha lasciato le chiuse alla mia mamma nel testamento ha voluto che se lei un giorno avesse deciso di venderle di sentire prima il greppo perché voleva che rimanessero a far parte della famiglia. Poi ora invece ho cominciato io e per cui si spera di continuare. Così. Beh, quale migliore immagine della riserva storica, le bottiglie più antiche e il futuro del Brunello.